Luca Moro, sempre più capocannoniere della Serie C, non solo del girone C. 8 gol, 7 dei quali realizzati nelle ultime 5 partite. Si dice in questi casi Moro is on fire. Il segreto di questo momento straordinario che stai vivendo? Ma segreti non è che ce ne siano tanti, la costanza, allenamento e niente, poi si guarda dai migliori, c'è stata la Champions e così insomma, bisogna solo guardare e imparare. Probabilmente oggi il gol più bello è quello annullato. Purtroppo sì, purtroppo me l'ha annullato e forse c'è un fuorigioco che c'è e devo andarlo a rivedere e dopo lo riguardo. Il mister però pretende molto da te in termini di concentrazione, di partecipazione, ti stimola, ci riferisce di parlare sempre e comunque con te proprio per farti migliorare, per farti stare sul pezzo. Sì, diciamo che quello è fondamentale per non abbassare il ritmo, abbassare la concentrazione, quindi avere uno come lui che ti spinge a dare il massimo mi può aiutare a maturare ancora meglio. Settimana abbiamo letto che sei un appassionato di basket NBA e che se non avessi fatto il calciatore avresti fatto il ciclista o avresti lavorato in banca. Tutto vero? Sì, il ciclismo è sempre stato parte della mia famiglia. Però ho intrapreso subito il calcio, fortunatamente. E così insomma, dai. Luca, quanto è stato bello per te e per voi come gruppo vedere lo spettacolo di una curva che vi ha spinto fino alla fine? È il massimo che si può avere da uno stadio e speriamo di averceli ogni partita e ci fanno sicuramente comodo in casa. La classifica non è bellissima, questo vuol dire che bisogna cercare in tutti i modi di tornare al successo. Questi due pareggi consecutivi comunque hanno detto anche delle cose buone a proposito della squadra, ma l'urgenza è sempre quella di tornare alla vittoria. Quanto credi in questo momento nelle potenzialità di una squadra che sta emergendo? No, io l'ho detto fin dalla prima intervista che mi sento bene all'interno di questa squadra, credo in questa squadra e secondo me ho fatto la scelta giusta a venire qua perché possiamo fare qualcosa di importante.